I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Peter Gabriel, Shock the Monkey. Che bello è quando una persona che stimi e a cui vuoi un bene dell'anima, facciamo un esempio in casa, Faso degli Elio e le Storie, sì, Tese, la nostra bromance, cioè praticamente la brotherhood anche un po' romantica, cioè che tutto sommato dici, oh, se Faso mi infila la lingua in bocca, ma io ci sto, ma io, mi faccio limonare e non solo. Esatto, vediamo come va. Si comincia così, un po' di romanticismo e poi capiamo come va la serata. E scoprire appunto, parlando con lui, uno, vabbè, che fosse grandissimo fan di Peter Gabriel, lo sapevo, sì, ci siamo anche regalati dei vinili, dell'etichetta proprio classica di Peter Gabriel, Charisma e compagnia bella. Ma parlando una volta a Milano, dicevamo, qual è stato il concerto più bello in assoluto che hai visto? E lui diceva Peter Gabriel a Roma, al Pala Cavicchi, che era il pala ghiaccio vicino Roma. E dico, ah, anch'io ci sono stato, ed eravamo lì nella stessa data. E non cioè lui è venuto apposta da Roma? No, da Milano? Erano a Roma per il concerto degli Elio, erano off quel giorno, lui ne ha approfittato, si è andato a vedere Peter Gabriel. Pagando, chiaramente. Infatti poi ci siamo domandati se fosse il caso di tornare a vedere Peter Gabriel insieme, tenendoci la manina, che tra poco è a Milano, adesso mi sembra ad aprile se non sbaglio, e alla fine abbiamo detto di no perché costa una cannonata in doperto. Al tempo non era così, e adesso tutti e due abbiamo detto non è tanto per il denaro, è più per il concetto. Per il denaro dietro il concetto, ma non è per il denaro, è per l'idea, perché no, tutti quei soldi Peter Gabriel no. Ora vedrai che adesso scrive subito sul monitor, ma so che anche il boss ha esagerato un po' con le tariffe neanche poco. Sono stati due anni tosti per la musica, però vuoi recuperare tutti gli anni come se avessi fatti i concerti ogni giorno, esclusa la stella che sappiamo benissimo comunque sappiamo qual è il concerto più bello che ha visto. Giro interno e giro a casa, amici, 342 00 00 700, così rapidi. Il concerto che cioè Peter Gabriel lo sai, inaspettatamente è bellissimo, te lo dico, l'abbiamo visto insieme, Angelo Branduardi. Anche Angelo Branduardi, che siamo andati lì, abbiamo detto ci avevano invitati, bellissimo. Però ne ho anche un altro, Bonobo. Bonobo chi? Bonobo chi è Bonobo? Un produttore che Fabrizio conoscerà. Sono stato portato là con un regalo, ho detto ma che mi porti a vedere Bonobo? Come voi, sono uscito entusiasta. Giorgio, inaspettato. Inaspettato. Allora quando con Furio siamo stati lì a vedere l'elettronica qui a Roma, che c'era un DJ set impressionante, io non mi aspettavo che la musica elettronica però non è vero, proprio un certo era la manifestazione quella di elettronica, però c'era un DJ strano e faceva tutte luci e colori insieme alla musica. Adesso mi che devo vecchio luci e colori luci che nel senso più vecchio, io che non mi ricordo chi è che suonava e ce l'ho portato io, ovviamente poi non è che compro quei dischi. Kalkbrenner No. Dai, sentiamo i giovani. Inaspettatamente bellissimo. Il concerto inaspettato di solito è quello a cui ti portano. Certo. Allora devo dire che Calcutta mi ha veramente entusiasmato. Calcutta però anche lì secondo me un po' te l'aspetti. E anche giusto... Marco Masini. Masini. Bravissimo. Allora, a me piace tanto io. Bimba di Masini, bimba di Grignani, bimba di Masini. Veronica. Allora io in realtà non vado a tantissimi concerti perché soffro un po' le folle. Ah ok. Quindi un po' di agorafobia. Un pochino. Non sono grande fan. Però due concerti che mi hanno lasciato, sono nel cuore, sono Claudio Baglioni e l'Arcimboldi. Bello. Con tutto chitarre. Acustico, esatto, molto bello. E io ho ballato tantissimo con Jovanotti all'Olimpico. Giovanotti, vabbè, noi abbiamo detto dove ti ci hanno portato che non conoscevi. Altro concerto che se vi capita ti diverti un casino, gli stadio. La canti tutta dall'inizio alla fine. Però lì lo sai, cioè se vai a vedere stadio, Liga, Vasco, anche se non ti piace. Anche Jovanotti potevi aspettare. Giovanotti 883 anche Max Pezzali, Max è vero. Lì mi ci ha trascinato mia sorella in tempi non sospetti bene. E ha fatto molto bene. 342 00 00 700, che è il modo per comunicare con noi, ma anche per lanciare la sigla. Con sigla di Piotta, Davidi, Corsi, Corsetti. Bene. Dirige il maestro Magister Patrick. Sì. Canto io. Giusto. Sigla! Venerdì 10 febbraio 2023, questa è Radio DJ. Canta la Patrick! Va tutto bene! Ma gonfie vele! Il trio Medusa! Chi te? Oh,
motocicletta riesce a capire tipo tutto a posto. C'è il trio Medusa con il Yugo Stop, canzoni travisate sembra Iggy Pop, tre culattoni, una quota rosa, Pink Floyd, ora senti come suona. Comincia la mattina tutti in culo alla balena, come dice Lino, porca puttana. Se mi chiedi come va, va tutto bene. Se mi chiedi come va, va gonfie bene. Se mi chiedi cosa ascolto, il trio Medusa. Ascolto, bentornati da parte di Giorgio, Gabriele e Forio. Dai, che siamo arrivati alla fine della settimana e anche quasi alla fine di Sanremo. Lo diciamo per i tanti che vivono a Sanremo, che detestano la settimana del festival, perché chiaramente per loro è una settimana invivibile. Effettivamente ieri Danilo ha buttato lì questo germoglio, cioè di voi che siete in un luogo dove poi si tiene una grande manifestazione. In Italia soprattutto Sanremo, il Festival del Cinema di Venezia. Venezia. Anche se già lì, sapete che il grosso è al Lido, quindi disagio. Salone a Milano, ragazzi, fuori salone. Inavvicinabile. Lake, ma quando c'era il motor show a Bologna, lo odiavano. Che chiede? Vabbè, 342-00-00-700, perché tra poco recuperiamo un messaggio di ieri bellissimo, delle ragazze che sono a Sanremo e non hanno il pass. Mai avuto. Cominciamo da Ariete. Tu eri più bella di me. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Bellissimo il pezzo di Ariete, Mare di guai, scritto anche da Calcutta, dedicato a una storia finita e non finita, come ha detto Ariete, giustamente. Ha cantato se stessa, ma come hanno fatto i Comacose, e sembrano le cose che stiano funzionando meglio. L'onestà, ragazzi, la sincerità, e tra l'altro bello perché lascia una porta aperta, diciamo, in qualche modo, no? E soprattutto non è come Shakira che l'ha presa male. No. Si ricorda le cose belle. Sì. Mare di guai anche quello che vedono i cittadini di Sanremo quando vedono appropinquarsi le date del festival. Non scorderò mai che noi abbiamo fatto 10 anni come disturbatori e come iene il Festival di Sanremo. Ricordo una volta il comune amico, nonché autore televisivo, Lorenzo Maiello, che mi dice: accompagnami a comprare delle scarpe, ricordate? C'era la commessa che piangeva, le dico: tutto bene, ma è successo qualcosa? E lei fa: ma non lo vedi che cosa c'è fuori? piangeva le sì, perché poi non nessuno compra. Ma no, ma ti pare, il pubblico di Sanremo va là solo per foto, autografi, è una rincorsa, vedi gente che si sposta velocemente da non un albergo all'altro. Io penso di più a quel poverino che aveva il posto auto lì dove adesso hanno fatto il green carpet. Bravo. Dove parcheggia? Ma guarda, va a parcheggiare. La domanda che gli era fatto Danilo non era priva di senso: ti si rompe il riscaldamento, la caldaia, e abiti sul corso. Il tecnico come lo fai? Ma come vedi? Arriva? Ma diciamo molto più semplicemente: se sei Benedetta, buongiorno Benedetta, e di lavoro fai buongiorno. L'assistente sociale, ma sarà una follia sta settimana, giusto Benedetta? Buongiorno. Buongiorno a tutti ragazzi, è una follia tutto, la gente sono tutti di corsa, hanno tutti da fare un sacco di cose non importanti, quindi, certo, non importanti. Non mi sembra, non mi Senti, pare, però tu sei di Sanremo o vivi a Sanremo? Allora, io abito in un paese vicino a Sanremo, okay. Che si chiama Taggia, un paesino. Taggia, certo. Ci sono le olive taggiasche, no? Giusto, da quelle ci parti? Ci sono le olive taggiasche e un sacco di altre cose carine. Sì, okay. Buone, esatto. Però tutte le mattine parto dalla mia casetta in campagna e vengo in centro a Sanremo a lavorare. In centro proprio. A Sanremo senza pass. Quindi senza pass è la condanna mia e delle mie amiche, che ogni anno ci chiediamo. Ma perché? Esatto. Ma perché? Non capisco, è una roba pazzesca, e conosciamo un sacco di gente, quindi rincorriamo le persone che girano indaffarate per Sanremo con i pass e dicendoci: ma quello lo conosci, vai a chiedere se certo. Scusa, quello ce l'ha, lo conosco. Benedetta, ma che lavoro fai? Non l'abbiamo ancora detto. Io sono un'assistente sociale. Assistente sociale, quindi un lavoro importantissimo. Ti devi anche muovere all'interno della città, supponiamo. Mi muovo, sì, ovviamente riunioni rimandate, tutto un casino. Stamattina c'è la conferenza stampa del ministro della salute, quindi tutta i colleghi che lavorano con me, tutti in fermento, bisogna spostarsi per arrivare a questa conferenza. Certo. Scusami Benedetta, confermi che lo odiate il festival voi, vero? Un po' amore, un po' odio in realtà. Per me
il casino che c'è in città è ingestibile, certo. Però il trash che porta il festival, cioè, ti piace, l'indotto, cioè, giustamente, cioè, l'indotto, però è una specie di carnevale anticipato lì. Sì, beh, la città è un'altra cosa, è un altro posto, cambiano proprio, cambiano gli spazi, cambia la gente, cambia il tempo che ci metti a muoverti da una parte all'altra. Senti, cioè, Benedetta, proprio... tanto le domande te le fanno, certo, sempre le stesse, hai visto chi hai visto, ma la domanda che ci facciamo tutti e tre, ed è la domanda più importante della settimana, i sosia ci sono, sì? Allora, quest'anno non li ho ancora visti. No, siamo impazziti! A monte tutto! Cioè, qua si annulla tutto! Azzeriamo la classifica, non mi interessa perché prima. No, che cazzo? Ma che stiamo scherzando? Però, c'è un però. Però, non sono ancora andata in giro, in giro in centro di mattina. Cioè, ieri sono uscita, ieri pomeriggio, sera, in centro con le amiche, però insomma, di solito i soldi loro si aggirano prevalentemente la mattina. Sono animali matturini, no, a dire la verità. No, quando ci andavamo noi era già dal pomeriggio e sera. Giravamo soprattutto pomeriggio e sera. Tu mi stai dicendo che non c'è il sosia non ufficiale di Luciano Pavarotti, che io ho ancora il biglietto da visita. Esatto, proprio lui, stavo pensando, proprio lui, non l'ho ancora visto. Non l'hai visto. Aspetta, perché ricordiamo che c'è quello ufficiale che a Sanremo non ci va, ma c'è quello non ufficiale. Però certificato, lui è certificato che non è ufficiale, che ce lo guardi e dici questo lo vedo. Mio. Io sono il sosia non ufficiale di Will Smith, certo. E venitevi a dire, no, non gli somiglio per niente, per una serie di motivi. Però a quanto pare c'è un certificato anche per questo. Assolutamente. Dai, Benedetta, resisti, che c'è, è stasera e domani sera e poi siete liberi. Grazie, un bacio. Ragazzi, grazie per la compagnia che ci tenete tutte le mattine. Grazie a voi. Un bacio, buon lavoro. Ciao. Elisa, Labyrinth, dedicata chiaramente ai flowers, scent of flowers, ragazzi, profumo di fiori, se si parla di Sanremo non si può parlare, poi quest'anno fiori grandi. Dai, fiori grandi nel bene o nel male, nella stessa puntata, prima usannati e poi diciamo maltrattati. Comunque bellissimi, è un'industria importantissima, da quelle parti, se vi capita di affacciarvi in riviera ci sono queste serre a picco sul mare, spettacolari. Poi come ha spiegato Benigni, il festival nasce proprio per promuovere, per dare visibilità ai fiori. Esatto. E tra poco torniamo, perché tanti messaggi al 342 000 700 di concerti belli, non inaspettatamente belli, ma che non è il tuo cantante, la tua cantante preferita, e tu ti trovi lì e dici, no, avete detto bene, dove ti porta, dove ti porta, dove vai, dove uno ti regala il biglietto, ti trascina e tu dici vabbè, e poi è un cocktail di messaggi. Naturalmente sentiremo anche quelli che vivono in luoghi dove ci sono grandi eventi che non l'hanno presa benissimissimo. Dedicata invece ai fiori, c'era un'altra possibilità. Renzo Arbore e Nino Frassica, ragazzi. Dicono che son so. Qui si canta. Dicono che son so. Dicono che son solo canzonette. Ma poi però le cantano un po' tutti. Che spettacolo. Fanno la rillari. Ma amore e cuore. Vabbè, dai, andiamo al punto più importante, vai. Grazie dei fiori. Ha rischiato di vincere anche con questa, dai, fermi lì, torniamo subito. You are listening to Treo Medusa on Radio DJ. Allora, sono le 7:38, sto per fare una citazione, vediamo al 342 000 700 chi la coglie. Qui secondo me noi potremmo raccogliere anagraficamente di sicuro, ma vediamo anche come gusto. Allora, inquadrami, scusate, tu fai la voce fuori campo. Chi cerchi? Una ragazza simpatica, divertente, che qui andava diviso. Vi ricordate? Non vi ricordate The Club, il programma su... Ma come?
ma addirittura forse coloro che veramente hanno inventato l'intervista doppia. No, poi ci siamo presi noi delle Iene, in particolare Lorenzo Maiello e Davide Parenti. Ma in The Club era diviso lo schermo a metà, da una parte c'era la faccia di questi tipi presi e tipe prese in discoteca, in cui gli veniva detto, erano lì per rimorchiare domande, quindi tipo: che persona sei? Ma simpatico, compagnone, simpatico. Bevo. E poi accanto, a ballare. Lui che ballava. Ballava, sì. Però il ballo era non preso dalla discoteca, e ora balla, perché ballo controtempo, imbarazzato. Vabbè, allora faccio un po' l'hashtag veramente grande imbarazzo. Chissà se lo dico. Io vi prego, fate la versione DJ TV, fate la versione moderna di The Club, lo presentiamo, le voci fuori campo le facciamo noi, certo. Dai, ve le regaliamo. Sì. Dai, bellissimo The Club. 50 Cent non è tra i concerti segnalati tra i più belli. A me, sinceramente, invece, io se vado da 50 Cent, secondo me mi diverto tanto. Tanto. Ma sì, abbastanza. Tanto. Sì. Ti diverti di più da Kanye West? Non credo. Da Kanye West non mi ci trascina neanche. Ricordiamo che la scelta, almeno a Chiamate Roma, è stata di non suonarlo. Va bene dividere la persona dal cantante, ma insomma, se spari delle cacate così apocalittiche, sta a casa, come dicevano da qualche parte. 3420 abbiamo capito, basta! 3420 Veronica, facci sentire un po' di concerti inaspettatamente belli. Da chi partiamo? Che prendiamo appunti. Non lo sai. No, perché sono arrivati tantissimi, quindi ne ho salvati tanti e andiamo così un po' a sentimento. Dandi, vai. Ciao ragazzi, io sono Michele. Per me il concerto unico, strano e inaspettato era Nada. Sono andato per caso alcuni anni fa e Nada è stata eccezionale, compreso il suo gruppo che suonava. Una bomba, mamma mia. Sconvolto. Sì. Ma come Nada? Niente! Come Juventus. Continuavi a dire Nada, la cantate. E poi mi ha invitata al concerto della premiata Forneria Marconi. Non volevo andare, sono andata controvoglia pensando a Stivetti, che sta più energia di me da sempre, per sempre. Bravissimi, tra l'altro. Ah sì, ma sapete, la PFM suonano bene. Faccio una domanda a Veronica: non è che c'è anche qualcuno andato a vedere recentemente certi Rolling Stones vecchietti che sono beh, no, perché se questo è il tenore. A me piace molto un messaggio, mi hanno portato a vedere questi Depeche Mode, non li conoscevo. Ancora vai. Ciao ragazzi. Ciao. Il concerto che mi ha stupito di più, non conoscendo l'artista e avendone sentito solo una canzone, è quello a teatro di Vinicio Capossela. Non solo un concerto, ma un bellissimo spettacolo. Un artista fantastico. Ma non Ciao, sarà poco. Grazie, Maruska da Reggio Emilia. Ciao Maruska, ma non sarà poco colpa nostra della musica che passiamo? È probabile, che mi sembra. Questa rubrica è la scoperta e l'acqua calda. Vinicio Capossela. Ma è bravo! Ma c'è tutta gente che suona veramente. Vinicio Capossela non è un cantante, è un poeta. L'ultimo. Concerto inaspettato. A Ferrara, ero piccola, mia mamma fa: dai che andiamo a vedere il concerto. Che è gratuito. Di chi? Gli stadio aprivano concerto di Dalle Morandi. Meraviglioso, ero piccolissima ed ero in prima fila. Ciao da Veronica da Ferrara. Vabbè, abbiamo capito che non conoscete la bella musica, la scoprite così per sbaglio. Okay. Dai Elodie, pensaci tu, 7:43 Radio DJ. C'è che mi fa agitare. Cosa ti aspetti se Radio DJ la trovi anche in podcast. Elodie 2746, Veronica ha recuperato il meglio. No. Buongiorno Previ, tu te lo ricordi The Club? Sì, era, come no? Era credo Rete A, possibile. Era ipnotico. Credo anche su All Music. Scusate, là era di All Music, non è di Rete A. E quindi ricordiamo, girato in discoteca, ed era, oggi si parla addirittura di Grinderdown, no? Era il primo Tinder, se vogliamo, cioè si facevano dei videomessaggi nei quali tu cercavi qualcuno. Che si vendeva un po' come... Ti presentasse, se fosse
fosse stato sui social potevi commentare, questi commenti li facevi a casa, erano dei provini, ma non per sfondare il mondo della TV, ma per trovare compagni, piacere. Avevano dei nickname. Tipo per esempio il primo, tipo Katy 38. Sentiamo Katy 38. La cosa più bella da fare dopo aver fatto l'amore: andare in bagno. Qual è il momento più bello di una storia d'amore? Il costruire giorno per giorno il reciproco amore, amarsi giorno per giorno, come un castello di sabbia, costruirlo giorno per giorno. L'ultima volta che hai fatto l'amore? 10 minuti fa. Contattatemi, così ci divertiremo tutti insieme. Vabbè, uno per volta, ovviamente. Sono un ragazzo tranquillo, allegro, sereno, fantastico, che ha molta fantasia e molta avventura, campeggio e altre. Come deve essere la tua donna ideale? Come me, scazzata, non gliene deve fregare di niente e fa quello che gli capita alla giornata. Così oggi i rapporti tutto il giorno, sono sorpreso del fatto che la Jalapas Band su questi abbia lavorato poco, eh. Beh, ha fatto la parodia, eh. La realtà supera la fantasia. Non sono scritte. La prima cosa che fai dopo aver fatto l'amore? Vado al bagno. Che romantici, ragazzi. E invece la prima cosa che fai prima del Super Bowl, Previ, qual è? Non tu, ma il super campione. Mangiare il poltiglione. Di chi parliamo? Parlando del right tackle di Philadelphia Eagles, che si chiama Lane Johnson. Giocheranno dopodomani, no? Il 12. Ricordiamo Super Bowl, finale del Super Bowl. Quindi insomma, finale di football, l'evento televisivo più visto al mondo. Il secondo evento televisivo dopo il Super Bowl più visto al mondo è chiaramente l'Eurovision, in termini di patrimonio, cioè di telespettatori globali. Sì, però parli della time, nel senso, perché per il Super Bowl, cioè la partita Super Bowl. Beh, no, le Olimpiadi o i mondiali. Io parlo di numeri, quindi l'evento televisivo più visto al mondo è il Super Bowl secondo l'Eurovision. E appunto c'è questo tipo che si mangia il poltiglione. Lane Johnson mangia il poltiglione per aumentare la massa. Lui era 141 kg 30 anni fa, 3 anni fa, e ha deciso di raggiungere i 150. Per avere più massa. 150. È un right tackle, sono quelli grossi. 2 metri. Quelli che prendono più botte di tutti. Per provocarsi contro i Kansas City Chiefs, si nutrirà con un concentrato di brodo, uova, riso, peperoni, carne e altre cose assortite. Tutto frullato. Sì. Ma lui si ripropongono. Assunzione, dichiarare il portiglione. Il peperone. Il mantecato di mamma. Il mantecato di mamma. Porta la pera. Se sopravvive a questa dieta, lui sarà tra i protagonisti del Super Bowl, Super Bowl storico. Però posso dire, qui ha senso, perché come dire, c'è un evento sportivo. Io conosco gente che segue delle diete particolari o prima degli esami o prima, per esempio, che so, di un colloquio di lavoro, anche per evitare il classico effetto fiatella che perché ci sono delle cose che fai non sono solo scaramantiche, ti preparano all'evento importante di quel periodo, Per dormire a un certo orario, oppure tipo altre cose che fanno gli sportivi. Qui siamo in zona scaramanzia, credo. Federer e Nadal hanno due ossessioni piuttosto simili. Allora, Federer è ossessionato dal numero 8 perché è nato l'8 agosto, quindi durante le partite porta con sé 8 racchette, mentre durante il match beve da 8 bottigliette diverse. C'è una carrellata, c'è un video molto divertente dei ragazzi che gli sistemano le bottigliette come dice lui. E quello era Rafa Nadal, che invece le sistema in modo che l'etichetta guardi il campo. Ogni tanto le va a controllare. Avete visto Nadal prima di ogni servizio, ormai è diventata una coreografia. Cioè, la tocca quasi forza. Il BTS praticamente. Smettiamoci la Macarena, la fa tutta. Gliele fa Tomassini quelle cose lì, gliele fa Luca Tomassini. Formula 1, Jean Alesi con Lana Daglio, sempre si portava la sua collanetta d'aria. In macchina? Arrivava ai box. Felipe Massa, stesse mutande, qualificazioni sabato e gara domenica. Era un grande. Vabbè. Intanto stava nella tuta chiusa. Cosa fai dopo aver fatto la gara? Mi cambio le mutande! Per forza. Siede sul croccante. Diciamo. LeBron James, Borotalco. Borotalco tra le mani e poi lo lancia in aria tre volte. E Lady Gaga, non lo so. Non lo sappiamo, però ascoltiamo il disco. Love is just a history that they may prove. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi.
Lady Gaga, Bloody Mary. C'è qualcuno che se lo fa il Bloody Mary prima magari di un importante esame, ma altri, come dire, altre diete particolari al 3420000700. O look particolari. O look particolari. Sì. Look. 5 anni di esami universitari con sì. la stessa felpa, la stessa maglietta, le stesse braghe, le stesse scarpe. Sì, lo ammetto, anche mutande, reggiseni e calze. Tutto, cioè, il completo da esame. Vabbè che lo fai, non è che farai esami tutti i giorni. No, insomma. Però effettivamente la commissione cambia. Però, quindi poi beh, quello sì. Vabbè, se lo sai, le lavi, le lavi. Non ho capito se la mutanda poi veniva. Cioè, stessa, ma non. Cioè, nel senso, vuoi portare. Cioè, poi lavi tutto. Sai, è una domanda lecita. Se no, la croccantezza di questo vestito. No. Patrizia, quanto abbiamo ancora? 12 secondi. Guarda, allora ti salutiamo cordialmente perché lo studio l'abbiamo spaccato ieri. Oggi siamo in modalità Grignani. Sì. Siamo conciliati. Torniamo. Catherine and the Waves, Walking on Sunshine, per cominciare la seconda ora di Chiamate Roma, 3131 in diretta appunto da Roma, in questo studio ancora per un po', poi come Matteo Curti confermerà ci spostiamo, giusto? Sì, andiamo a migliorare, andiamo a migliorare, sempre, dai, ad maiora sempre, vabbè saremo un pochino forse più intimi, sì. Non avremo questo tavolo grande insensato, cioè diciamo dove non puoi neanche accomodarti intorno. No, vi dirò una cosa, non trasmetterò più di spalle rispetto al mondo. Mi spiace per Patrizia e per Veronica, purtroppo che ti... Sì, perché noi rimaniamo qua. Esatto, noi rimaniamo qua. In collegamento da giù. Prima di spostarci faremo tutte le nostre scaramanzie, vabbè, ciascuno di noi ha delle scaramanzie, oppure questa fa ha un'alimentazione particolare. Da chi partiamo, Veronica? Scaramanzia o alimentazione? Non lo sai. No, lo so questa volta. No, partiamo dall'alimentazione, posso dire un po' estremo. Estremo, dai. Sentiamo. La sera prima di ogni esame universitario bevevo un bicchiere di amaro e una volta erano le 3 di notte, stavo dormendo, mi sono svegliato e ho detto cazzo, non ho bevuto l'amaro, quindi spento l'antifurto, sceso in cucina, preso un bicchiere di amaro, bevuto e sono tornato a letto. Perfetto. Torno dopo sbronzo. Non si poteva andare senza. Certo. Chiedimi quando c'è il prossimo esame. Oggi. Domani, dopodomani. Se dormi e ti svegli e ti prendi l'amaro, no. Ti svegli perché è una bibita fredda. No, ma poi se ti risdrai con un alcolico nello stomaco, io sarei morto. Beh, il prossimo invece, abbigliamento? No, si sa. Non lo sa. Abbigliamento. Università, facoltà di ingegneria, ricordo pure io mi ero andato in fissa con una tuta dell'Adidas Bordeaux con i bottoni, cosa che penso era passata di moda da tipo 30 anni, penso che pure i marocchini mi prendevano per culo per strada e mi vedevano, però era immancabile, e quindi mi presentavo sempre con quella tuta, era proprio il mio mantra. Però il problema non è la tuta, è l'umore. È un po' più di grinta. Dai. Chi è che dà il proprio grinta? Mi pare Linus. Questo è il grinta. È il grinta di Chiamate Roma. E poi, ultimo messaggio. Dalla maturità fino a tutta la laurea in medicina, la specializzazione in medicina interna, sempre mentre andavo a fare gli esami, School dei Supertramp. La versione live di Parigi. Però io da uno così mi farei curare. Pazza che metodico. Però io almeno 15 anni di Supertramp live in Paris. Io sinceramente io da uno così, perché sapete che in sala operatoria si mette la... io per me a me non ti piace. Luca da Pavia, buongiorno Luca. Minchia trio, yes, la dude. Allora Luca, sei stato scelto dalla dottoressa Stellina per 2 motivi. Uno, perché la storia è veramente molto divertente. 2, perché io credo che sia anche un buon consiglio. Cosa facevi prima degli esami, Luca? Allora, durante l'università, prima di ogni esame orale, la sera prima mangiavo una quantità spropositata di aglio a crudo. Ma questo serviva per rischiarirti le idee? C'è circolazione. C'è un motivo più prosaico, Luca. Qual assolutamente è? Serviva per mettere in difficoltà il docente. No. Perché non ci ho pensato in questa maniera? Puntavo ad avere meno domande possibili, e quelle domande che mi facevano cercavo di parlare il più possibile per farmi andare via il prima possibile.
Più vicino, più vicino. Professore, le vocali. Esatto, allungando anche le vocali. Esatto. questo è un consiglio che ricordiamo di darlo adesso, quando ci sarà la maturità per i nostri studenti, per l'orale. Perché però, l'orale è importante. Però in questa cosa c'è poca onestà. Luca, mi hai ricordato un mio amico sacerdote che aveva una perpetua che per motivi, mi pare, di bassa pressione si prende, o il contrario, per abbassare la pressione. Per abbassarla, per credo. Abbassarla. E mangiava molto aglio e lui giustamente serviva messa con questa, e diceva: io sono lì per dire domenica messa annullata. E non sapeva come dirlo. Luca, ha funzionato questa tecnica? Qualche volta ha funzionato, devo dire che in qualche situazione ho visto docenti un po' in difficoltà, per cui credo che abbia funzionato. Ora, però è pericolosa per un motivo, perché ti giochi tutto sulla prima domanda, quindi prova con l'argomento a piacere. Se poi il professore è fumatore ti ammazza con la fiatella sua e son cacchitori. Se poi ne parlano tra loro fanno a gara che ti fa fare scena muta. Esatto. Domande difficilissime. È tipo, cos'è, Goku che lascia l'onda energetica dalla bocca. Grazie Luca, ciao, buon venerdì, grazie. Ciao. Chiamate Roma, chiamate Roma. Siamo d'accordo con voi, articolo 31, è stato comunque un bel viaggio e chissà quante tappe ancora vi aspettano. Chissà gli articolo 31 cosa fanno. Scusate, mi sono distratto che c'è Paolo Belli che fa i video. Dobbiamo dirlo che dopo c'è, ancora abbiamo detto. Ah, è una diretta Instagram, chi sei? Amadeus, chi sei? Ma cosa stai facendo? Ecco, mettilo in tasca anche il cellulare, come ha fatto lui. Entra e urla perché non abbiamo capito una sega. TikTok. No! Paolo TikTok. Noi giovani siamo su TikTok. C'hai TikTok? Ma veramente TikTok. Ma tua moglie non ti dice nulla. Ma non ti vergogni. Fuori di qui. A dopo. Ecco, di che cosa parlava con Giorgio prima? Esatto. No, io sono un voyeur. Lui invece è un creator. Tu sei passivo contemplativo. Passivo contemplativo. Lui invece genera contenuti. Attivo partecipante. Voglio sapere quanti poi. Veramente seguite tutti Paolo Belli su TikTok e scrivetegli delle cose improprie. No, hai staccato. Basta. Si è cancellato. Torniamo a voi, sentiamo un po' di vostri messaggi legati appunto a modi di vestirsi, piccole scaramanzie prima di un grande evento. Buongiorno trio, sono ben 35 anni che continuo nei momenti importanti della mia vita a cantare la canzone dei Pet Shop Boys, che si fa anche allo stadio, ovviamente mettendo il mio nome. E quindi dicendo Ale forza Luca, 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 Ale forza Luca. Ma i Peggio Boys, chi sono questi Peggio Boys? I Peggio Boys, se non lo so. I Peggio Boys, Patchwork Boys. Ci sono i Meglio Boys, i Peggio Boys. Questi sono i Peggio Boys. Credo che tu non possa fare di Meglio Boys. Vai, ce l'hai? Parto da Katia che dice: dovevo rovesciare il caffè tutte le mattine prima di ogni esame, perché prima di un esame... Allora tutte le volte... Gridando anche dal stravio. Ciao ragazzi, noi avevamo il Fronza, 120 kg di portiere, famoso perché giocava per scaramanzia sempre con le solite mutande, un paio di cagi con la saccoccetta. Come si chiama? Il Fronza. Ale, forza Fronza, Ale, Ale. Battiamo meno perché si smonta lo studio. Ma tanto lo dobbiamo cambiare. Batti forte. Andava ancora meglio quando metteva la pancera. Poi si lamentava che non trovava la fidanzata. Il mio amico Marco P ha messo anche il cognome. Prima di ogni esame universitario doveva bere un succo, mela verde e kiwi, altrimenti era sicuro che l'esame sarebbe andato male. Quando si è laureato nel 2006, quel succo l'hanno ritirato dal mercato per rispetto. Come quella maglia. Esatto. Non capivo come mai al liceo, il giorno prima di un compito, il mio migliore amico voleva a tutti i costi venire a pranzo con me da mia nonna, che tra l'altro salutava calorosamente, si era anche stabilito un rapporto. Al funerale di mia nonna il mio amico commosso mi ha detto: Nico, e adesso a chi tocco la gobba prima dell'esame? Ma sei una melma vera. Quando prendo un aereo a due riti, al decollo ripeto velocemente: vola, finché l'aereo non si stabilizza. L'atterraggio frena.
Oddio, speriamo di incontrarti. Adesso che me l'hai detto. Ha sempre funzionato. Ha sempre funzionato. E poi piegatura. Il mio compagno università ingegneria, prima di un esame, faceva il gloglottio propiziatorio. Ma non a casa, proprio poco prima di dare l'esame. Cioè, venga, Franzetti, facendo anche il gesto del taxi, le ali. Se l'esame andava bene, lo faceva anche dopo. Anche dopo, festeggiare. Deponeva un uovo. Devo dire, tutte belle, però. Tutte belle. Ale, forza Luca, ale. Questo è un pezzo dei Pet Shop Boys. C'è andato un Pet Shop Boys? No, c'hai? Non c'hai, non c'hai Pet Shop Boys? Vabbè, metti se Smith, vai. C'hai il peggio. I peggio. I peggio. I'm going to fight. Where am I going to make friends? I need a lover. Everybody's looking for somebody to take home. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. I'm not here to make friends, invece noi siamo qui per farcene sempre di nuovi, e quindi buongiorno a Caterina ed Adriano, i nostri follow DJ. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao, buongiorno. E soprattutto menzione d'onore per il povero Adriano, che questa notte ha dormito quante ore? Tre ore. Perché ha un locale promotion che si chiama Pancia Roma a Pigneto, su via Alberto da Giugno. Ma pancia inteso come pancia. Io pensavo pancia. E poi c'è una conseguenza. E Caterina invece che cosa fai tu? Io faccio l'architetto. No, di lavoro chiedeva. L'architetto. Ci dispiace. Qual è il tuo forte, Adriano? Il tuo proprio il cocktail, se veniamo al punch, che dobbiamo assaggiare? Adesso abbiamo fatto una nuova drink list sui quartieri di Roma. Figata. Sulla street art nei quartieri di Roma. Ma che bello. Quindi c'hai Ostiense, c'hai. C'è Ostiense. Cioè, esatto. Prenderò uno Ostiense. C'è il rione Celio, ce l'hai? No. Cioè, subito a Roma, quelli speci. Ce l'hai via Ostiglia, ce l'hai? Via del gasometro. No, diventa complicato. Ce l'hanno fatte queste domande, però. Lì la farmacia, quella dell'angolo, ce l'hai? Certo. Allora, solo per questa sera, chiaramente venerdì, ieri hai fatto tardi, chi viene dice il codice Medusa 10 allo sconto. Esatto. Perché io starò dormendo, probabilmente. Esatto. Cioè, stasera aprite, sì, chiaramente. Sì, certo. Ascoltatori di DJ da quanto, Caterina? Mediamente? Io saranno più o meno 15 anni. Accidenti. Quindi conosci Enrico il Bagnino? Certo. Tu conosci. Ce l'abbiamo collegato. Enrico, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno. Buongiorno Enrico. Buongiorno con la collaborazione della dottoressa Stellina. Ciao, ragazzi, Lauretta. Sta cercando di comprarmi da almeno 40 minuti. Ti prego, poco. Ma se poco, poi poco. Non viene via, gli ho detto no, Harry, io ti mando fuori in condizioni impresentabili. Così c'è mezz'ora che intinge quella spugna del nero. Allora, dobbiamo spiegare cosa sta per fare la Stella. Esatto. Cosa stai per fare, Stella? Ma stai io, guarda, io inizio anche subito. Vai tranquillo, tu cominci. Enrico ha perso. Che bello. Si deve pittare la faccia metà nera e metà azzurra, visto che non tutta è la tifoso del Milan. Ma tu vai. Tu lascia perdere. Già, è veramente prendersela con un milanista in questo periodo, facile, io inizio a fare il nero. Tu fai il col nero e poi fai col blu. Dai, direi che va bene. Nel frattempo, Enrico, dici il tempo che ci attende per questo fine settimana. Una scena raccapricciante. Dunque, sta avanzando l'anticiclone. Io veramente poi non oso guardarmi allo specchio. No, tranquillo. Ma sta migliorato per ora. Fine settimana bello, Enrico. Fine settimana bello, sì, perché c'è l'anticiclone che avanza. Rimane però questo problema di un ciclone, autentico ciclone mediterraneo appunto a est della Sicilia. Attenzione, perché oggi forti venti, molte piogge su Sicilia orientale, meridionale e sud della Calabria. Però c'è da dire che in giornata, piano piano, entro la sera, insomma, si allenterà. Migliora. Si allenterà anche lì finalmente la morsa del maltempo, che è stata terribile questo paio di giorni. E quindi, Stella, ti prego, fai tante foto. È bellissimo. Secondo me sua moglie in questo momento mi sta ringraziando. Ma anche i tanti tifosi nerazzurri all'ascolto. Hanno un nuovo simbolo. Ragazzi, che faccio? Vado anche nei capelli. Ma no, non esageriamo. Così basta e avanti.
No, aspetta, guarda, io ho anche una matitina blu. Posso fare dei disegnini più. Sì, ma lei ci sta prendendo peggio di mia moglie l'altra volta che mi ha messo in testa qualsiasi cosa. Fatti delle domande, Enrico. Come mai sei così sulle balle a genere femminile? Mi chiedo perché. Grazie. Comunque, direi che per le previsioni è tutto veloce. Ecco, finita, eh? Quando sento il jingle io mi fermo. Vai Patrizia, metti allora, il jingle. No, sentiamo Caterina Adriano, volete fare una domanda ad Enrico, visto che abbiamo tempo? Ma no. Va bene così, dai. Grazie Enrico, grazie ciao. Stella. Ciao, grazie. Ciao ragazzi. Ciao, grazie. Beh, è una delle canzoni più amate di questa mattina, sicuramente è un omaggio a Barbacarac, scomparsa appunto ieri all'età di 94 anni. Per farvi capire, canzone preferita della figlia della Stellin, Anna. Fate sentire bella musica ai vostri figli, la musica che ascolteranno da grandi, e poi tanti l'hanno utilizzata al matrimonio oppure in altre occasioni epiche, chiaramente. Certo, sblocca grandi ricordi. Ricordiamo, Anna ha 11 mesi. 11 mesi. Se ne intende. Secondo me non c'è un'età giusta per ascoltare buona musica. Chiediamolo al musicista Paolo Belli. Ciao Paolo, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Hai avuto mai modo di incontrare Barbacarac? No. Vederlo dal vivo? L'hai visto? Quando ero piccolino, al Picchio Rosso, ex discoteca di quelle mega galattiche, eccetera, l'ho incontrato perché c'era un concerto di Ray Charles, io ero a vederlo e lui era lì, ma non ho avuto modo di scambiarci un saluto. Però mi sono inclinato. L'imprinting è forte, è una roba pazzesca. Cioè, stiamo parlando di cime. Il Pantheon di chi fa musica. Come stai? Tutto bene? Hai finito di spippolare con sto TikTok? Eccone un altro che si è rincoglionito con questi social. No, il mio social manager, mi raccomando. Mi raccomando che devi fare la diretta su TikTok e poi su Instagram e Facebook. No, quello mi ha detto a me, che io sono sempre su Facebook. Noi lì abbiamo visto che hai taggato. Conoscete un social manager? Perché quello l'ho licenziato. Sì. No, all'ascolto sarà pieno. Allora sei qui perché, uno, perché ci fa piacere, e due, perché hai già cominciato la tournée, che è una tournée un po' particolare perché è musica e tante commedie, tante risate. Innanzitutto mi fa piacere essere qua, anche se sai sono sempre molto dai, ti abbiamo messo con le spalle al muro, perché stare con voi Furio vicino mi preoccupa sempre di più, perché sai che Furio è uno che emana. No, è un vecchio Furio. Sì, sto facendo una dieta. Sto facendo una Medicineria. Scorreggia. Io non capivo cosa emanasse. Quando è venuto ballando con le stelle, che è venuto, ero preoccupato. Dove lo mettiamo? Mi ha messo addirittura vicino all'operatore. Vicino ai fiati, che problema c'è? Vabbè, no, sono felicissimo di essere qua con voi. Anche perché così mi date la possibilità di parlare di questa commedia incredibile. Noi il abbiamo, titolo esatto è proprio Pur di far commedia. È praticamente una storia scritta assieme a Alberto Di Riso, che sai, quello che ha scritto per Celentano, Fiorello, Panariello, eccetera. Bravissimo. È una storia dove io devo andare in tournée e quindi ho bisogno di musicisti, e vengono musicisti a fare i provini e ne arriva uno più scemo dell'altro. E sono musicisti veri. Quindi bravi, sono quelli di Ballando con le Stelle, sono da 30 anni, quindi sono bravissimi. Però sono matti e non pensavamo che fossero anche dei grandi attori. Praticamente arrivano, musicisti improbabili, da lì ogni situazione comica poi porta a fare una canzone. Il problema è che è talmente così divertente che doveva durare circa una roba di un'ora e venti, dura quasi due ore, perché dobbiamo aspettare che la gente smetta di ridere. Ah certo, per riprendere. Leggendo tutto quanto, sono episodi realmente accaduti, anche quelli che ci hai raccontato in tournée accadono cose incredibili. Sai che ogni volta i miei amici mi dicono, il Trio Medusa hanno raccontato di una cosa che tu non puoi, gli hai raccontato ma loro non possono raccontare. Tra l'altro la possiamo raccontare, perché ho scoperto che Morandi ha avuto lo stesso problema, cioè Morandi ha raccontato nel libro che si è cagato sotto durante un concerto. Ma qua non è che possiamo raccontare tutto. Lo so, Morandi nel libro. Di quelle storie lì possiamo raccontare finito. Comunque, farla breve, insomma, tu cercavi di dare la scena al tuo bassista. E il bassista non poteva venire avanti. Fai la solo. Fai da solo, l'ho già fatto, continua
Domanda. Che tra l'altro, non so se ve l'ho detto tutta no. tutta, mi è venuto in mente che nel frattempo di quella io ho chiamato il mio manager e ho detto: dov'è il bagno? Certo. Non c'è. Perché il palco era troppo a ridosso del mare, erano sugli scogli. E allora vai sotto gli scogli, e c'era, sai, quel palco che vedi la gente. No. Quindi non potevo. Vabbè, la conclusione è che sono riuscito a restare fino alla fine, ma quando sono partito in macchina ho detto: no, ci sono le persone che giustamente hanno voglia della foto, faccio la foto, parto, ho detto: ce l'ho fatta, parto, la polizia mi ha fermato. Destino. Sai che io ogni tanto, come dire, una cosa che chi sta su un palco e non può scendere capita, ed è bellissimo, io sento i commenti del pubblico: guarda, si è commosso. No, è il sudore, è quello freddo. Si è commosso. Allora, si è commosso. Vi dico chi, ma una volta eravamo in uno spettacolo dove c'eravamo in tanti, e questo artista è salito e a un certo momento se n'è andato, e noi eravamo lì, insomma, mi giro e ero di fianco al palco. Che solo che eravamo in uno stadio, tutto vedevano. Io so di un conduttore molto molto famoso, in diretta commento il regista, 3, 2, 1, lui, siccome erano sul molo, sta, sei in diretta, e lui parte e il regista stacca sulla luna. E lui in diretta da questo, sento che uno viene qua a parlare tra amici di ti dico anche chi è. Allora, Paolo Belli ci voleva portare a Sanremo con questo pezzo qui, lo mettiamo e poi lui ci racconta che qual era la sua idea folle. Sapete fare questo? No, Quando arriva Paolo? Sempre in ritardo. Ora vi racconto un'altra storia. Quattro amici che si trovano in un bar e si raccontano le storie. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 342 00 00 700, domande legate a questo disco, sentite qua. Ragazzi, ma è bellissima questa canzone, perché non è andata a Sanremo? Perché? Non lo so, ce lo spiega Paolo Belli, se vuole. Perché selezione. Era il 2012. Esatto. Chi presentava quell'anno? Sai che non ricordo? Baglioni, può darsi? No, prima. Adesso forse Bonolis. O era Baglioni o era Fazio? Gianni Morandi. Non era direttore artistico. No. So anche chi è. Non è passato. Peccato per loro. Certo. Sì. Anzi, io ricordo una telefonata con Luca di Luca e Paolo che disse che comunque era la canzone più bella. È vero, perché c'erano loro. No, io ricordo di questo brano qua un sacco di cose, ma soprattutto quando ero in studio, perché il tecnico fa: vabbè, ma verranno il trio Medusa, sono capaci di cantare. Ma chi non è capace di cantare? Poi sono dei DJ, sono degli speaker, sono gente di uomini di spettacolo. Neanche Melodyne è riuscito a mettervi a posto. L'autotune è proprio non c'era. Abbiamo perso ora, facciamo una cosa, facciamoli recitare, più comico, diamogli il sapore comico. Senti, a proposito di comicità, la prossima data di Pur di far commedia è a Alessandria, il 17, poi il 18 ad Argenta, poi andremo a Palermo, poi Napoli, Barletta, Rieti, Civitavecchia, e finiremo al Teatro Olimpico qui a Roma il 6 aprile. Lì sarà difficile non andare, dobbiamo trovare una scusa grossa. Sì, ragazzi, il 6 mi sponsor. Siete tutti già scusati. Un attimo, un'altra volta. Io dovrei avere anche il nome di tua moglie. Lei lavora. Mi sposo con un'altra. Appunto, poi la chiamo per quella. Senti Paolo, ci domandano: è adatto a un bimbo di 7 anni? Assolutamente sì, potete portare le famiglie. Insomma, ragazzi, io davvero non voglio fare quello che si loda, che poi si imbroda, però venite a vederlo con chi volete, perché fa veramente tanto tanto ridere. Poi naturalmente fa anche cantare e ballare, ogni tanto abbiamo un po' di riflettere. Parliamo di condivisioni. Bravo. Il fatto che, sai, tutti, io per primo, si condivide sui social, invece il fatto che sei in teatro condividi una cosa che sarà solo canzoni di Paolo Belli. Che musica c'è? Per esempio, c'è un certo momento dove io rimango da solo, ma arrabbio, vanno tutti via, giustamente. Lì in quel momento faccio degli omaggi ai miei maestri, quindi Carosone, Iannacci, per poi piano piano arrivano e ce l'hai la canzone del Capodanno, Trenino, Carrà de Bari.
piano piano loro rientrano in quel momento lì e io me ne vado lì in quei momenti, i bimbi che vengono a vedere lo spettacolo cominciano a ballare, perché che se ne dica, quello è uno dei brani dove tutti ma quanti c'è. Senti, domanda, ma vedi, già come... che col culetto comincia così come ce l'hai raccontato, mi ricorda un po' The Commitment, sbaglio? Bravo, Gab, bravissimo, è veramente una... L'abbiamo costruito come se fosse Saturday Night Live, sai, la trasmissione di John Belushi, però la trama più o meno è come The Commitment, dillo tu. Troppo difficile, troppo evocato. Solo che vengono dei musicisti improbabili, cioè viene uno, arriva uno che è sordo, quattro gemelli che non si sopportano l'un l'altro. Ricordiamo che è tutta storia vissuta questa. Tutto vero. Però se possiamo raccontare solo quelle che possiamo... Ah, ve ne racconto una che adesso sto pensando di metterlo dentro lo spettacolo. Mi chiama un amico da Napoli anni fa, quando ero ancora qui là di biciclette, adesso stiamo vedendo come costruire la cosa, e praticamente mi dice: uè, papà, l'ultimo dell'anno ci vediamo tutti assieme, no? Perché siete a Napoli a fare il concerto. No, siamo ero a Torino. No, no, ci sono i manifesti fuori. Voi e i Kaoma, ve lo ricordate, i Kaoma? No, guarda che io sono a Torino. Papà, ci stanno fuori al Pala Partenope ladri di bicicletta. Che è il mio avvocato, io chiamo l'avvocato, l'avvocato chiama il promotore, dice: guardi che... No, no, ci stanno proprio i ladri di biciclette. Guarda, io sono l'avvocato dei ladri di biciclette. Scusi, se le dico che ci stanno i ladri di biciclette, ma come fa? Ma basta mettere un cantante chiatte, tre che sono le trompette, ma cazzo! Che sono le di biciclette? I trompette. E un cantante chiatte. Ma quando cazzo la biciclette vuoi? Non te ne do un paio. E qui, quindi erano i cosplayer. I cosplayer sono le biciclette. Che bello, bello. Mettiamo l'ultimo disco, poi ci salutiamo con Paolo Belli, 8:51. Finiamo con Eleganza. Conosci lui, sicuramente lo conosci. Chi? Se dici chi, la risposta viene spontanea. Sto cazzo! Davide, su Radio DJ, 8:51, chiamate Roma, 3-1-3-1. Radio DJ, la trovi anche in podcast. David, 8:53, anzi esattezza. Abbiamo pochi secondi per ricordarvi il tour teatrale di Paolo Belli, bellissimo, pur di far commedia. Alessandria, la prima data, poi cercate sui social, tanto lui è sempre su TikTok. Che pagina ti suggerisce? TikTok non lo voglio sapere, È sempre un piacere, un onore. Grazie a voi, grazie a Paolo, davvero. Grazie. Buon fine settimana da parte di Giorgio Gabriele, e Furio a Milano. Ciao a tutti, grazie, ciao. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi.